Poche tragiche parole alla cugina prima dello schianto mortale. Mi ammazzo. Jessica, dell'innocente 18 anni, aveva già deciso. Ha preso la sua macchina, un appunto, ed ha iniziato quella drammatica, folle corsa. Il boato in via Spercenigo ha squarciato il silenzio di una sera come tante. L'auto si è schiantata contro un muretto. La giovane andava a velocità sostenuta, pare senza cinture di sicurezza. Al termine della strada, che gira bruscamente verso sinistra, c'era il muro della Silcart, un'azienda di edilizia. Una curva pericolosa, ed è proprio qui che la vettura è uscita di strada. Sul posto sono arrivati subito gli uomini del SUEM 118, che hanno tentato di tutto per strappare Jessica alla morte, ma nonostante i tentativi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Cosa possa aver spinto una giovane ad un gesto tanto tragico, quanto estremo, saranno le indagini a stabilirlo. Jessica abitava a Spercenigo, frazione di San Biagio di Callalta. Il paese ed il sindaco, tutti sono sotto shock. È una tragedia, perché quando parliamo di 18 anni, di un giovane, 18, 20, ma con questa età è il tempo della vita, non è sicuramente il tempo per pensare alla morte. Toccherà ora agli agenti della Polizia Stradale di Treviso chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, nel quale non sono stati comunque coinvolti altri mezzi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza, e poi lo strazio enorme dei familiari. Jessica lavorava come parrucchiera a Spercenigo e da qualche anno viveva in questa frazione. Lavorava anche qui, si stava inserendo nel tessuto sociale, quindi si stava costruendo una vita. È una cosa improvvisa, una tragedia che purtroppo magari lascerà anche tante domande senza risposte, sicuramente. Figlia di una famiglia di giostrai, la 18enne aveva perso il padre, Romeo dell'Innocenti, nel gennaio del 2015. L'uomo morì in un incidente stradale assieme al 35enne Giancarlo Garbini. I due erano in fuga a bordo di un Audi dopo aver fatto saltare in aria lo sportello bancomat di una banca di San Cipriano di Roncade. L'auto si schiantò a Silea. Gli altri due occupanti della vettura rimasero feriti.